gamma 3 la corrente sta diminuendo in senso antiorario. Questo vuol dire che questo campo magnetico qui è ancora col nord qua e il sud qua, ma è un campo magnetico meno intenso. Poi arriva il fotogramma 4, non c'è più corrente, vedete che la corrente non c'è, questo segno vuol dire che la corrente sta girando in senso antiorario, questo vuol dire che la corrente è più importante. Antiorario, antiorario, antiorario. Medio, grande, medio. Zero. Qua la corrente sta di nuovo cominciando a riapparire, ma gira in senso opposto. Convincetevi che adesso gira in senso orario. Lo vedete sia dalla sinusoide che da come si stanno comportando le cariche sulle piastre, oppure come si sta comportando la corrente di spostamento. Quindi io vi chiederò di giustificarmi il verso della freccia sia in termini della corrente di conduzione, che è banale, sia in termini della corrente di spostamento, che invece è meno banale. Deve ovviamente dare la stessa risposta. Quindi avrete risposto alla domanda in maniera corretta se va la stessa risposta con la corrente di conduzione. Okay. Quindi qua la corrente è al massimo valore in senso orario, quindi avete un campo magnetico più intenso dentro il solenoide. Ma come è messo il cammello? Adesso il nord è qua, adesso il nord è di là, è cambiato la polarità, diciamo, di questo magnete, che è un elettromagnete, è un esempio di un elettromagnete. C'è un magnete che non c'è, c'è solo se c'è corrente che circola nel solenoide. Con la corrente che circola, questo è un elettromagnete, o un elettrocalamita, forse è la parola. Elettromagnete mi piace, electromagnet è inglese. Solo questa polarità dell'elettromagnete sta cambiando a seconda che la corrente giri in senso antiorario o orario. E adesso io vado a prendermi un tè. Disegnatela bene, se ci sono delle domande, quando torno mi fate le domande e poi io cancello. Meditate su questo disegno, è una sciocchezzuola, però c'è tanta fisica qua, ma tanta. Questo esercizio tira in ballo un sacco di fisica, la conservazione dell'energia. Ci sono due forme di energia qua, uno elettrico e uno magnetico, e c'è un gioco di travaso, vedete? Inizialmente c'è solo energia elettrica, poi l'energia elettrica diminuisce e sta crescendo quella magnetica che inizialmente non c'è. Poi a un certo momento quella magnetica dov'è? Quella magnetica assume il valore maggiore e non c'è più quella elettrica. Poi quella magnetica diminuisce e cresce quella elettrica. A un certo momento quella magnetica sparisce e c'è solo energia elettrica. Poi l'energia magnetica riappare e diminuisce quella elettrica. Non vi sembra familiare questo? Nell'esempio della molla, di una massa attaccata alla molla, avete due tipi di energia. Nel caso meccanici, avete energia di movimento e energia di posizione. Se inizialmente avete energia di posizione, non avete energia di movimento. Poi, cambiando la posizione, diminuisce l'energia di posizione e aumenta l'energia di movimento. Poi l'energia di posizione arriva al valore più piccolo, zero, se scelgo la costante di integrazione uguale a zero, e ho il valore più grande, energia di movimento. E poi l'energia di movimento diminuisce e comincia a ricrescere la posizione. L'energia di posizione aumenta al massimo, l'energia di movimento non c'è più. E infinitamente c'è un ciclo di travaso di energia da una forma all'altra. Qua non c'è un'energia di movimento nel senso cinetico del termine, e non c'è un'energia di posizione nel senso di molla compressa alla legge di Hooke, ma c'è un'energia di tipo magnetico, un'energia di tipo elettrico, c'è un'energia del campo elettrico, c'è un'energia del campo magnetico, per il fatto che esistono c'è un'energia, e il loro passaggio, passare di energia da una forma all'altra mi fa una... Oddio, c'è una parola in inglese che io adoro, ma non c'è in italiano mi pare, mimic. Mimic vuol dire emula, imita, è l'analogo. Questo è it mimics the behavior of a capacitor, an inductor in series, mimics the behavior of a mass attached to an ideal spring. Emula. O uno potrebbe anche dire il contrario, che una massa attaccata alla molla emula il comportamento di un circuito. Infatti, tanti anni fa, prima dell'invenzione del calcolatore digitale, i meccanici come facevano a studiare il comportamento di un complicato meccanismo di molle e di ammortizzatori e di masse, cosa facevano? Costruivano un circuito
I meccanici una volta dovevano conoscere l'elettronica. Perché? Per calcolare o anticipare il comportamento di una cosa meccanica, costruivano un circuito che emulava il comportamento dell'oggetto meccanico. Quindi il comportamento di una massa attaccata a una molla la potete emulare, imitare, con un opportuno circuito. Una volta i meccanici dovevano sapere questo. Adesso no, sono tutto digitale, no? E si chiamavano calcolatori analogici. Adesso vado a farmi il tempo. Disegnate e torno subito. Quando torno, qual è il percorso più breve per andare alla macchinetta? Però uno potrebbe dire, ma la forza pesa è conservativa, non dipende dalla macchina. Ma io sono un sistema di sistema, no? Il percorso più lungo, qual è il più breve? C'è qualcuno che sta ancora copiando? Ha finito?
paio di mesi che sto facendo pratica per imparare a fischiare questo pezzo. Non è la velocità giusta, adesso è ancora più veloce. Come vi ho già detto, prima o poi, prima di tirare le cuoia, voglio fare qualche YouTube whisky fischia. C'è qualcuno che non ha capito? Chi ha fatto queste cose nelle scuole superiori? Così? Alle scuole superiori le avevate capite questa cosa? Come lo faccio io, si capisce di più, di meno, uguale. Chi non ha mai fatto queste cose? Anzi, alzate bene la mano. Quindi c'è un metà delle persone, forse più della metà, non avete mai visto queste cose? Mai? Ovviamente, come vi ho già detto, se R è uguale a 0, allora questa roba si conserva. Questa roba, tante volte, come ho appena scritto, poteva anche essere scritto così, allora l'analogia con la meccanica diventava facile, come vi ho già fatto questa specie di tabellina di conversione che una volta i meccanici dovevano sapere, e devono saperle anche per il mio corso, che se voi fate l'associazione che l'induttanza la pensate come la massa, se pensate alla carica come la posizione, quindi ovviamente la corrente e la velocità, quindi la corrente che è la derivata della carica rispetto al tempo la pensate come la velocità, poi avete la induttanza che la pensate come la massa, avete 1 su C di attenzione che è uguale, che la pensate come la costante elastica, e la resistenza la pensate come il coefficiente del tipo viscoso, viene fuori che questo è scrivo contrario, così siete più felici. È caldo. E tale quale, stessa matematica, giusto? Q quadro, x quadro, 1 su c, k, l, m, i quadro, velocità, un mezzo, quindi la tabellina c'è un mezzo, vale un mezzo, quindi sto scherzando, d'accordo? È la stessa matematica. In particolare avete la stessa matematica se io, per esempio, ho un induttore, una capacità, supponete di avere pure la resistenza, anzi, diciamo senza resistenza per il momento, e qua invece di mettere una batteria, metto un generatore di onde sinusoidali, in cui qua ho una tensione, una forza motrice variabile del tempo, e per esempio imposto una così. Questa, qual è l'analogo meccanico di questo? È per l'appunto in cui qua applicate una forza applicata
Alicante. Ovviamente avete la risonanza quando la pulsazione di forzate è proprio uguale a quella naturale. Quella naturale è uguale a K su M. E qua cosa serve? Qua avete la omega, è uguale a, forse avevo fatto un errore prima, c'era un errore prima, forse, negli appunti di prima, mi sembrava che ci fosse un errore. No, no, era giusto, era omega 0 quadro 1, era T che era il periodo che era 2 pi greco radice di LC. Mentre stiamo scrivendo, ma mi sembrava che avevo scritto, invece avevo scritto T. No? Con la solita tabellina, no? E la M diventa la L e 1 su C, 1 su K diventa la C. Stessa matematica. Ovviamente se c'è la resistenza, questo diventa un, vedete, il fluido, e qua mettete la resistenza. Avete sempre risonanza a questa frequenza, solo che l'ampiezza invece di divergere, esplodere, è addomesticata dalla presenza di una forza dissipativa, che qui è appunto il fluido viscoso, e qua è addomesticata, l'ampiezza è addomesticata invece diverge, perché c'è un fenomeno dissipativo che è l'effetto Joule, no? Che c'è una potenza che è R di quadro. Questa è la potenza dissipata. Dalla resistenza. Okay? Quindi nel vostro travaso dei disegni di prima sarebbe stato un disegno troppo complicato fare, c'era una resistenza che si andava sempre più, quindi se questa è la vostra resistenza, non so, 10 kg o qualcosa del genere, voi potete mettere qua le vostre mani a scaldarvi. Giusto? Scaldo bagno. D'accordo. E ovviamente dovete pagare la bolletta elettrica, perché se volete continuare a far oscillare il vostro circuito e la resistenza continua a dissipare energia, l'unico modo per far continuare a oscillare il vostro circuito è pompare altra energia a rimpiazzare quella che si mangia la resistenza, che si mangia il fluido, e là dovete pagare l'energia, d'accordo? Perché se voi caricate il condensatore inizialmente e poi chiudete l'interruttore, l'energia se ne va a convertirsi in energia termica, e dopo un po' non avete più energia. Quindi avete un comportamento a domanda, e forse l'ho fatto l'altro giorno. Qual è il discrimine? Quindi questo è L, ho saputo di Henry, era americano, non francese. Questo è una capacità, non farad, ma farad, perché è inglese. E questo è resistenza in ohm, lui è tedesco, è l'effetto Joule, non Joule, perché era inglese di tante generazioni. E perché io, essendo anglosassone, sono fiero del fatto che Wellington ha vinto a Waterloo e non il contrario. Mettiamo per l'appunto che ci sia l'interruttore con le solite cariche. Non mi ricordo se l'ho fatto, quindi se l'ho fatto fermatevi subito. Qual è la condizione affinché ci sono due tipi di comportamenti che potete avere? Per esempio, la carica sul condensatore, la carica sulla piastra superiore, potrebbe far così, dal valore iniziale Q0, potrebbe o al massimo fare, oppure avete un comportamento di questo tipo. Siamo una retta, ma non voglio che pensiate che sia una retta. Questo è un andamento esponenziale, questo è il suo speculare, perché mi guiderà nel disegno. Questo discorso l'abbiamo fatto, ma non mi ricordo se l'ho fatto per il circuito. L'abbiamo fatto per la massa, ma per il circuito l'abbiamo fatto? Quindi lui, da questo valore, fa un'oscillazione smorzata
Questo è un caso, questo è un secondo caso. Come si passa da uno all'altro? Qual è il discrimine? Nel caso della molla lo sapevate cos'era? Ricordate la quadratica? Perché si cercavano le soluzioni dell'equazione algebrica associata all'equazione differenziale. E c'era il discriminante, vi ricordate qual era il discriminante? C'era una radice quadrata che avevate, vediamo se non ricordo, era forse questo? Se l'argomento del discriminante è positiva, siete in questo regime. Se il discriminante, se l'argomento della radice quadrata è negativa, siete in questa circostanza. Allora, come si traduce questa condizione per la massa attaccata alla molla nel circuito? Tabellina di conversione. Fatelo. L'ho fatto questo? L'ho scritto? Fatelo voi, adesso, coraggio. Fate la tabellina di conversione qua. A patto che questo sia corretto, qualcuno può controllare, se no me lo devo ricavare. Ricaviamolo? Può qualcuno ricordarselo? Ricaviamolo. Fatto prima, siete così lenti anche a cercare degli appunti. Qualcuno me lo può confermare prima che io lo faccia? È corretto? Sì o no? Signorina, mi aiuti lei? Lei, con i capelli rossi finti, mi dica. Mi dica, è la formula giusta? Cerchi nei suoi appunti, perché se lei studiasse, saprebbe dove cercarlo. Se lei studiasse, o lo saprebbe, o saprebbe dove cercarlo. Perché se uno studia, anche se non lo si ricorda, mi ricordo, sì, è qua. Lei studia? È corretta la formula? Lo cerchi negli appunti? Non è quello il quaderno. Lei diventerebbe un bravo avvocato. Velocità l'ho fatto, questa è l'equazione algebrica associata a quella. Derivata seconda metto un alfa quadro, derivata prima metto un alfa. Che diavolo è l'alfa? L'alfa è il famoso alfa che deve apparire qua, no? Nel famoso esponente. E quindi è una quadratica, ho due soluzioni. E ho questo meno b diviso m più o meno la radice quadrata di b quadro fratto m quadro a meno 2 a c, cos'è 4 a c, quindi ho 4k diviso m, giusto? È tutto diviso 2, quindi c'è una, porto il 2 dentro, quindi qua va qua, qua va qua e qua va via, ed è giusto. 10 secondi, imparate a farlo con la stessa velocità. Soluzione di prova, equazione algebrica associata, questa è l'equazione differenziale, questa non è un'equazione differenziale, questa è un'equazione, è una quadratica che sapete dalla prima media probabilmente, se non dalla quarta elementare come ai miei tempi. Quindi l'equazione diventa cosa? R quadro 4 L quadro meno 1 su LC. Radice, questa è la condizione nel gergo elettrico, quindi il circuito elettrico che emula l'oscillatore meccanico, cosa fa il circuito? Oscilla o muore? Pseudo oscilla è meglio dire, o muore esponenzialmente. Cosa fa? Dipende da questa roba qua. Quindi se questa roba qua è maggiore di zero, allora siete in questo comportamento, la carica morirà o in maniera così o con un tentativo di andare e tornare, ma non riesce poi più a risuperare, quindi è una specie di morte esponenziale. Se questa roba invece è negativa, avete i numeri complessi, e quando avete i numeri complessi vuol dire che la alfa è un numero complesso, e quindi alfa complesso questo. Il flowchart è questo. Discrim negativo implica alfa immaginario,
anzi complesso, è immaginario, alfa è immaginario quando? Quando R è uguale a 0. Se questo fosse uguale a 0, allora avrei alfa sarebbe immaginario, quindi faccio così. Alfa complesso, elemento dei complessi, nota bene, alfa immaginario, che immagino si scrive con 2m, si scrive con 2m se r è uguale a 0. Se invece r è diverso da 0, alfa ha una parte reale, ok? E se alfa è immaginario, ah che bello, avete Euler con moltiplicato per un esponente decrescente, un esponente reale si intende, e l'esponente reale decrescente vale 1 quando la resistenza è 0. Invece, se la resistenza è diversa da 0, avete un esponente negativo che è, vi dà origine a questo. Quindi questa curva qui, che guida lo smorzamento, c'è, quindi avete una, è alla meno b diviso 2mt. Quindi nella misura, oppure traslata nel linguaggio dei circuiti, che è caldo, e è alla meno R diviso 2LT. Quindi nella misura in cui la resistenza è 0, nella misura in cui la dissipazione di energia è 0, nel contesto dei fluidi la viscosità non c'è, e nel contesto dei circuiti avete messo tutto a qualche grado sopra, qualche grado Kelvin sopra lo 0, e non avete quindi il comportamento resistivo, ecco che l'esponente diventa 0 e è alla 0, e alla 0 vale 1, e quindi nel caso in cui la resistenza o la dissipazione non c'è, non c'è smorzamento, perché la curva rimane, oscilla tra le due curve rosse. D'accordo? Questa è la tabellina riassuntiva, che vale sia per gli oscillatori che per i circuiti, che sono chiamati circuiti oscillanti, no? Il circuito LC è un circuito oscillante, e il circuito RLC, se l'ha forzato a oscillare, oscillerà, se non lo forzate morirà così o così, solo se l'ha forzato oscillerà, e se l'ha forzato a oscillare alla frequenza proprio giusta, ci sarà il fenomeno di risonanza. Okay. Che ore sono? Sono molto belle queste cose. Se io dico questo, cosa significa? Voi che ormai siete studenti? Te lo chiederò. Immaginate di avere un anello, questo è un anello, con centro qui, e questo è l'asse di simmetria dell'anello. Asse dell'anello, ok? L'anello abbia raggio R, e questo la chiamiamo l'asse X. X uguale a 0 lo mettiamo uguale al centro, X positivo di là, X negativo di qua, va bene? Immaginate un punto X qua, un punto, ecco, questo è un punto, questo è un punto matematico. Voglio il potenziale elettrostatico in quel punto. Se l'anello è una distribuzione anulare, per esempio, appunto a forma di anello, di una certa quantità di carica complessiva Q, e immaginate che sia distribuita in maniera omogenea. Quindi la carica è spalmata su questo anello con una densità lineare, numero di quantità di carica per unità di lunghezza, lambda, e che questo sia una costante. Quindi spalmate in maniera omogenea la carica su un anello fino ad accumulare la carica complessiva Q. Ok? Quindi voglio il potenziale elettrostatico in questo punto.
voglio il campo elettrico in questo punto. Immaginate che questa carica sia positiva, poi in questo punto mettete una carica negativa. Ci sarà una forza di Lorentz, voglio sapere la forza. Quindi, potenziale. Nel punto P, questo è il punto P. Punto P sull'asse. Campo elettrico. Voglio direzione e modulo per il punto P sull'asse. 3, forza di Lorentz, direzione e modulo, quando, che so, la carica Q è negativa, quindi facciamo, sì, facciamo che questo sia, che so, come potrei scrivere, invece di scrivere Q meno di 0, voglio specificare che la carica sia, come potrei indicarlo, così la formula ha una, mettiamola così, che la carica è meno Q, ok? Quindi io voglio questa forza qua, uguale meno Q, d'accordo? Che mettete una carica lì, che è carica meno Q piccolo. Q grande è la carica dell'anello, Q piccolo, col suo segno da meno, esplicitate il segno meno, così ve la portate dietro. Quarto, se x è molto minore del raggio, che non è così in questo disegno, non vi pare? In questo disegno la posizione è, guarda caso, uguale al raggio. Immaginate un punto che è qua, molto vicino. Per x molto minore, dimostrate che la particella, se è dotata di massa m, quindi la particella di massa m e carica meno q oscilla e con buona approssimazione, con buona approssimazione che può migliorare più rendete piccolo x, rendendo x sufficientemente piccolo, sufficientemente piccolo. Quindi per x molto piccolo rispetto al raggio, dimostrate che se mettete qui una particella di massa m di carica qui si intende. Di carica meno Q e di massa m oscillerà avanti e dietro e si comporterà molto molto simile a un oscillatore armonico con buona precisione come oscillatore armonico. E quindi ovviamente la quinta domanda è con quale periodo oscilla buon lavoro. È una classica domanda a orale, è anche stato dato a uno scritto, diverse persone l'hanno scritto fare, meditate. Altro esercizio che voglio che sappiate fare, pensavate che vi davo la soluzione. Voi non avete voluto ascoltare la musica di Bach, io vi pulisco, sto scherzando.
Questo è un bastone di lunghezza L. Non c'è il rischio di confondersi con il momento della, con il, né con il momento della quantità di moto né con il coefficiente di autoduzione. Immaginate che abbia carica Q e la carica è spalmata in maniera uniforme, quindi avete una densità di carica lineare che è costante. Nei vostri appunti voglio che sia chiaro, questo è un anello con due N o con una, e che questo è uguale a una carica diviso una lunghezza. Ok? Questo è una carica diviso una lunghezza, che caldo che ho, sto cominciando a surriscaldarmi troppo. Immaginate che la carica sia positiva, sì, ho messo. E considerate un punto qua che è sull'asse del bastone, punto sull'asse bastone carico, non bastone carico, questo è un punto sull'asse, ok? Io voglio qui il calcolo esplicito del potenziale elettrostatico quindi voglio un V nel punto P sull'asse, voglio il calcolo esplicito, quindi calcolo diretto, poi vi spiego tra un attimo, diretto del campo elettrico. Voglio la verifica che il campo elettrico in questo punto qua, questo chiamiamolo l'asse X, ok? Come potete forse intuire, il campo elettrico sarà rivolto lungo la direzione X se il punto è proprio sull'asse. È chiaro che se il punto fosse fuori asse il campo elettrico non sarebbe puramente a direzione X, invece per punti che sono sull'asse il campo elettrico è di là, quindi il campo elettrico sarà sempre nella direzione dell'asse, ma dipenderà dalla distanza X. Quindi a ben guardare il campo elettrico, che potrebbe dipendere da tutte le coordinate cartesiane rettangolari, in realtà dipende solo da X e avrà addirittura direzione X, la sua sarà la direzione X e la dipendenza dipende solo da X, dipendenza del modo dipende solo da X. E voglio che verifichiate, non questo, che nota bene, questo è nota bene, è un appunto che faccio, verifica che il campo elettrico nel punto di X, cioè questa dipendenza del campo elettrico dei punti sull'asse dalla distanza X dal bastone. Dobbiamo mettere l'origine. Dove mettiamo l'origine? Mettiamo l'origine. Cos'è X? Chiamiamo X questo. Che so, qual è una scelta naturale? Qua X uguale a 0 o X uguale a 0 qua? Mettiamolo qua, X uguale a 0. Ok? Quindi questo punto qui ha una distanza X, questo sta da quel posto X, questo estremo ha la distanza L, d'accordo? Quindi ho messo per scelta mia in questo momento di posizionare X uguale a 0 là, d'accordo? Voglio che voi verifichiate che la dipendenza X dal campo elettrico da X sia uguale a meno la derivata del potenziale rispetto a X, perché questo potenziale qua sarà una funzione solo da X. Voglio che verifichiate che se prendete questo che avete scritto nella 1 e la derivate, cambiate il segno, ottenete quello che avete calcolato esplicitamente qua. Va bene? E dopo vi do altri esercizi. Non sono difficili questi qua, eh? Per esempio potete immaginare che il potenziale in questo punto qua
è la somma, cosa, com'è che sapete? Sapete un sacco di cose, poi che voi siete consapevoli, sapere è un altro discorso. Che è uguale a un opportuno integrale, non vi pare? Tutto? Quindi ecco una quantità di carica. Qual è la sua distanza? Ecco qua. Ecco un'altra quantità di carica. Qual è la sua distanza? Questa. Qual è la carica? Se ci pensate un attimo, questo che è dall'altra parte, se ci fermate a pensare, tutti i contributi infinitesimi sull'anello hanno tutti la stessa distanza dal punto. Perché in realtà vi sto facendo un esercizio semplice, non sono un sadico a darvi esercizi complicati, vi do esercizi semplici. Vi chiedo di calcolare il campo elettrico su un asse. Quindi in realtà questa distanza, ovviamente dovete vederlo come un problema, no, tridimensionale, queste distanze sono uguali. Quant'è questa distanza? Pitagora, no? Se questo è x, se questo è x e questo è r, questa distanza cos'è? Questa distanza qua è la radice di x quadro più r quadro. Tutti gli elementi di carica hanno la stessa distanza, quindi in realtà questo conto che concettualmente, questo conto che dovete concettualmente fare si riduce a fare 1 su 4 pi greco epsilon 0 la carica q diviso. Era difficile? No! Puttanata! Perché? Perché tutte le cariche hanno la stessa distanza e lo stesso valore, quindi se volete la distanza esce fuori e quindi 1 sulla distanza e rimane, cioè sto facendo questo passaggio qua, questo qua diventa, ah vabbè, 1 su 4 pi. Capite come mai quando un fisico, anche voi, si stufa molto rapidamente a usare il sistema internazionale? No, perché deve continuamente scrivere queste benedette costanti. Quindi hanno tutti la stessa distanza, la distanza comune che è questa, dove ho scritto? La distanza comune, quindi la r per tutti i punti è la radice quadrata di r quadro. Mi sembra dove l'ho scritto qualche parte. Mi sembra dove l'ho scritto esplicitamente. Questa esce dall'integrale, no? Quindi avete 1 su radice di r quadro più x quadro. E cosa rimane? Rimane l'integrale della carica. L'integrale della carica cos'è? Q grande. Quindi vedete che scrivete questo quasi senza battere ciglio, se avete studiato. Se uno non ha studiato... E a questo punto dice, ah, a guardar bene, questo potenziale per i punti sull'asse x dipende solo da x. E quindi il campo elettrico in questo punto, questa è la cosa più semplice, perché pensateci un attimo per simmetria. Ecco che vi sto facendo l'esercizio, non volevo farlo. Visto di lato, questo è l'asse, questo è l'anello, ok? Per ogni carica che è qui, che creerà in questo punto matematico un campo elettrico, per dire qua, c'è un dirimpettaio che crea un campo elettrico in questa direzione. Questa distanza è uguale a questa, quindi i moduli sono uguali. Quindi la somma di questi due dirimpettai è un campo elettrico che è lungo l'asse. Quindi già capite che il campo elettrico, la direzione, perché voi dovete calcolare il campo elettrico, che è un vettore, quindi avete bisogno di sapere la direzione e il modulo. La direzione è una stupidaggine, puttanata. E il modulo? Il modulo sarà... E qua dovete solo conoscere come fare le derivate, perché dovete saper derivare questa funzione che è solo funzione di x. Fatela dunque, fate la derivata. Poi ottenete l'espressione e ovviamente la domanda 3 è stupida, una volta che avete il campo elettrico, lo moltiplicate per meno q e quello vi dà la direzione di f, ovviamente la direzione di e, cambiate il segno, perché se il campo elettrico in questo punto... In questo punto il campo elettrico è per di qua, questo è il campo elettrico, la direzione della forza di Lorentz è in direzione opposta, quindi la direzione della forza di Lorentz è per di qua, quindi la carica negativa sarà attratta dall'anello, d'accordo? Quindi la domanda 3, stupidaggine. Ovviamente è chiaro che questo qui è più o meno difficile a seconda che voi sappiate fare derivate. Questa è una stupidaggine,
La 4. Prendete l'espressione della forza di Lorentz o del campo elettrico, la stessa cosa, e usate l'approssimazione che x sia molto piccolo rispetto a r. Usate l'espansione binomiale, non so se la conoscete. E una volta che avete la forza approssimata, la guardate e dite, è una forza proporzionale alla distanza. E quando avete una forza proporzionale alla distanza, dovete pensare alla legge di Hooke. Cos'è la legge di Hooke? F uguale meno kx. Quindi se avete una forza che c'è il segno meno, perché è attrattivo, ed è proporzionale alla distanza, dovete pensare a una molla. E a quel punto il gioco è fatto. La particella è attratta, però acquista velocità, parte da fermo, acquista velocità, arriva nella posizione x uguale a 0 dove la forza è 0, come potete intuire, non vi pare? Qua la forza netta è 0 perché è attratto da questo, è attratto da quel, è attratto da tutte le direzioni, quindi la forza qua è 0. Ma lui arriva in velocità e siccome ha inerzia, passa oltre e si trova sul lato sinistro. E trovandosi sul lato sinistro, la forza sarà in questa direzione. E quindi perderà energia di movimento, si ferma per un istante, però c'è una forza che lo richiama. Boing, 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 boing. E se x è molto piccolo rispetto a r, è una buona approssimazione a uno scenario armonico, e quindi con la legge di Hooke voi a vista capite qual è omega 0 quadro e quindi qual è il periodo. Ci vediamo alle 2.